tra i grandi, primo tiro con la prima squadra per te fra i gialloblu, com'è andata, visto che ormai hai fatto 2 settimane? No, io mi trovo molto bene qua dal primo giorno, si lavora tanto come è giusto che sia e come ho detto prima mi trovo molto bene. A disposizione della squadra hai fatto praticamente tutti i ruoli sulla fascia di destra, mezzala, terzino, esterno offensivo? Sì, io come insomma sapete sono esterno alto, però il mister mi ha messo terzino, io comunque faccio quello che mi dicono di fare, cerco di farlo al meglio e andiamo avanti. Pensi di poterti ritagliare uno spazietto? Questo è difficile da dire, intanto noi siamo qua, sono contento di essere qua e come ho detto do sempre il massimo ogni allenamento, poi questo qua non sono io a vederlo, lo spero, però non sono cose che devo pensare in questo momento. Berzotti, palla Cassano, che sensazione dà? No, fa molto piacere essere con certi giocatori, questo è ovvio, però se è questo quello che voglio fare devo andare avanti e sperare di incontrare sempre persone più grandi, più importanti. Ho visto che vi chiama molto anche voi ragazzi, che vi dà indicazioni, qualche volta si arrabbia pure. Sì, si arrabbia, ci dà indicazioni, ma è anche giusto così, insomma lui ne ha passate, è un giocatore di un certo calibro e di conseguenza è giusto che soprattutto per noi giovani ci aiuti. Arezzo per te è stato un trampolino di lancio, hai fatto una stagione da protagonista, sei tornato a Verona, la società ha deciso di puntare su Enrico Berzotti e lo dimostra anche questo importante incontrato che tu poco fa hai firmato. Sì, io ho fatto un anno molto molto positivo, sono molto contento dell'anno che ho fatto ad Arezzo, ho avuto molta continuità e di questo ringrazio insomma anche il mister e tutta la società e di conseguenza questo sì è stato un trampolino di lancio, però come deve essere solo l'inizio insomma. Da Moscardelli a Cassano, due personaggi. Moscardelli insomma vi ho seguito sui social, più volte avete fatto delle comiche in giro per Arezzo, però questo è servito per fare e creare uno spogliatoio fortissimo che vi ha permesso appunto di ottenere grandi risultati. Cassano dopo questo dietrofront ritirato in poche ore, però ti chiedo appunto la differenza che può esserci tra un Moscardelli nello spogliatoio e un Antonio Cassano. Moscardelli è un personaggio unico, come lo è sicuramente Cassano, sono due persone diverse, questo è ovvio. Moscardelli, a prescindere da Cassano, dico come persona, è un grandissimo uomo, insomma è un grande capitano. Questo è quello che ho subito visto dai primi giorni, dentro e fuori dal campo con tutte le persone, e questo l'ho sempre detto. E Dio, sono due persone completamente diverse, sono due persone uniche e sono due grandi giocatori, due grandi insomma, campioni nella loro persona.